associazione conta sulla trentina di associati. Ci occupiamo di, non siamo in Fab Lab, ci occupiamo di tutta l'elettronica, tutto il making, la tecnologia informatica, robotica. Oggi presentiamo un intervento insieme al presidente dell'associazione, Salvatore Benvenuto, insieme a Mauro Ambrosi, che è altro socio, e Marco Donato di Open Makers. Nella sala ci sono tantissimi nostri soci, anche Patrick Floè. Questa sera quindi vi parliamo di come si può parlare di robotica on-air, quindi fatta in casa. Allora, innanzitutto chi siamo? Siamo un'associazione fatta di persone che alla fine si vogliono divertire, quindi siamo dei maker, siamo dei sognatori, siamo gente che insomma fanno le cose che ci piacciono. Diciamo che parecchi di noi fanno questo genere di cose per lavoro, perché siamo tantissime persone che lavorano nei settori tecnologici, nel settore informatico, nel settore elettronico, e in effetti siamo quelle persone che per hobby fanno le stesse cose che fanno per lavoro, e quindi in realtà ci divertiamo allo stesso modo con le stesse tecnologie che usiamo per lavoro, in effetti comunque li applichiamo durante le nostre ore di spago anche per i nostri hobby. E in realtà poi l'associazione è nata da questo, perché avevamo bisogno di creare, diciamo, all'inizio era un semplice piccolo club di smanettoni, in effetti. Poi questa cosa è comunque si è un po' strutturata molto meglio e siamo diventati un'associazione che comunque è strutturata sul territorio, che è in grado di offrire dei servizi, oltre a essere comunque un luogo di ritrovo praticamente per persone che hanno interesse nella tecnologia, è diventato comunque un'organizzazione che è in grado di realizzare delle cose, di creare innovazione sul territorio, ma anche al di fuori della regione Campania. Siamo un gruppo di sviluppatori, tra noi ci sono molti ingegneri elettronici, meccanici, ci sono tecnici come Salvatore che svolgono questo lavoro da una vita. Abbiamo esperti di designer, esperti di economia, quindi praticamente tutta gente che con cui possiamo lavorare per iniziare un progetto e portarlo avanti fino alla fine, quindi in tutte le sue fasi. Siamo quindi che non hanno mai smesso di giocare, quindi i giochi sono cambiati, sono diventati transistor, sono diventati dei codici, ma in genere siamo questi. Questa è l'immagine che credo più ci rappresenta come associazione. E siamo quindi persone diverse che siamo in grado di creare dei piccoli. Il nostro modo di operare è quello di creare piccoli team dinamici, quindi per i singoli progetti. Portiamo avanti il progetto, il team dopo si dedica ad altre cose, quindi praticamente ci scambiamo le persone, ci scambiamo i tecnici, ci scambiamo gli strategisti della... In realtà noi con questo modo di... con questa organizzazione nostra siamo in grado di creare dei tipi di lavoro estemporanei.